Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia, Org, ultimo figlio di una famiglia originaria del rione Cavalleggeri d'Aosta, una zona situata tra Bagnoli e Fuorigrotta, già da piccolo inizia a scrivere e comporre musica. Durante l'infanzia riceve alcune nozioni sulla fisarmonica regalatagli dal padre. Inizia lo studio del pianoforte da autodidatta molto giovane e prende alcune lezioni di solfeggio. In seguito entra in conservatorio a 12 anni, conseguendo a 21 anni il diploma in pianoforte. A 23 anni dirige l'Orchestra Scarlatti. Nonostante il suo sorriso sempre presente e la battuta pronta, Gigi D'Alessio ha avuto un'infanzia molto difficile. E lui stesso ha detto in più di un'occasione che la sua salvezza è stata la passione per la musica. Io sono cresciuto dopo tutto. Ciò, la vita ogni giorno ti insegna qualcosa e ti toglie qualcosa. Io ho trovato tutto nella musica. È stata la mia compagna di vita. Mi ha dato tante soddisfazioni. Io sono nato in un quartiere popolare. La musica mi ha salvato. Capisco la difficoltà sociale che c'è. È qui che lo Stato deve intervenire. Io sono stato fortunato perché ho amato la musica da quando avevo 4 anni. Quindi mi ha distratto da tutto. Ma anche quando ormai era già un uomo di successo, la vita gli ha tolto qualcosa. Gigi ha parlato della sua esperienza dolorosa con il cancro che gli ha portato via non solo i suoi genitori ma anche suo fratello. Il tumore è una malattia terribile. Non cambia niente essere ricchi o poveri. Ho provato di tutto per aiutarlo. Io credo che alcune volte diventiamo più cattivi della malattia. L'accanimento è cattivo. Per certe cose bisogna lasciare la decisione a Dio. La cosa importante per me è la